Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la mozione di Partito Democratico e Partito Socialista che apre alla produzione di CSS, combustibile secondario da rifiuti. Ce ne riferisce in questo servizio Marco Paganini. Assenza di compatibilità economica e di necessità tecnica di un termovalorizzatore, esigenza di superare il conferimento in discarica, costanza degli investimenti per portare al massimo la raccolta differenziata. Sono questi i tre punti focali della mozione approvata a maggioranza dall'Assemblea Legislativa Regionale, che prefigura l'aggiornamento del piano rifiuti, la chiusura del ciclo e l'adeguamento degli impianti alla produzione di combustibile solido secondario. Il documento, presentato dai capigruppo Renato Locchi, Partito Democratico, e Massimo Buconi, Partito Socialista, ha raccolto 24 voti positivi. Partito Democratico, Forza Italia, Socialisti, Zaffini e Dessio di Fratelli d'Italia e Nuovo Centrodestra, 5 i contrari, DV, Comunista Umbro, Lega Nord e PRC, e un astenuto, Lignani Marchesani di Fratelli d'Italia. Con la mozione che abbiamo presentato, che ho sottoscritto, intendiamo dire quattro cose con chiarezza, poi il Consiglio regionale l'ha approvata, ringrazio tutti i colleghi, ringrazio la Giunta, dire con chiarezza ai cittadini quattro cose. Innanzitutto far uscire la Giunta regionale dal pantano in materia di rifiuti, che fa venir meno anche il lavoro buono che viene fatto. Le quattro parole d'ordine, d'ora in avanti, approvate oggi dal Consiglio regionale, sono di questa natura. Sì alla raccolta differenziata con decisione e massimizzazione al recupero. Basta con le discariche, il secondo punto vero, è una questione di civiltà. Basta con le discariche. No alla costruzione di nuovi impianti di incenerimento, in questo caso alla costruzione del termovalorizzatore. Sì alla chiusura del ciclo dei rifiuti tramite la produzione del cosiddetto CSS, cioè quel tipo di combustibile trattato, non è il combustibile da inceneritore, l'inceneritore si vuota il secchio dentro, no. CSS al termine della raccolta differenziata, spinta, quello che resta può essere ulteriormente trattato e può, secondo la legge, diventare combustibile. Non hanno invece ottenuto un voto positivo le altre mozioni discusse durante la medesima sessione del Consiglio regionale. L'atto firmato da Oliviero Dottorini, Italia dei Valori, ha riportato un sì, 8 no, Nuovo Centrodestra, Forza Italia, Zaffini e Dessio, e 21 astenuti, Partito Democratico, Socialisti, Comunista Umbro, Lega, Brutti e Lignani Marchesani. Sì, su questo tema rischiano di confrontarsi due dogmatismi. Da una parte la posizione ideologica di chi brucerebbe tutto a prescindere, sono quelli che volevano l'inceneritore, che oggi riconoscono che non ce n'è più bisogno, e dall'altra parte la posizione di chi invece preferirebbe, pur di non affermare che si produce CSS, preferirebbe avere CSS da fuori regione, magari dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Calabria. Io ritengo che invece sia necessario trovare una strategia che ci porti all'obiettivo rifiuti zero e mettere in campo tutte quelle opzioni, dal riuso, la raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti, che ci consentano di arrivare in tempi ragionevoli a un 65% di raccolta differenziata che con un'ulteriore preselezione meccanico-biologica ci porti a un 80% di raccolta differenziata. Nemmeno la mozione presentata da Damiano Stufara, PRC, e Paolo Brutti, DV, ha superato l'esame dell'Aula ottenendo 4 sì, 25 no e un'astensione. Il Comune di Terni prima, il Comune di Perugia successivamente hanno votato atti solenni dove chiedono di aderire alla strategia rifiuti zero e di abbandonare ogni ipotesi di incenerimento dei rifiuti. Cosa succede in Consiglio regionale? Che soltanto noi sosteniamo questa impostazione. Il Partito Democratico, insieme a Forza Italia, invece continua pervicacemente a chiedere che i rifiuti si inceneriscano, questa volta attraverso la trovata del CSS. Noi crediamo che questa sia una strada fallimentare, lo abbiamo ribadito, con una mozione che ha preso pochi voti all'interno dell'Aula, ma credo che rappresenti meglio e più di altre l'opinione diffusa all'interno della comunità regionale, cioè che l'ambiente va rispettato, la salute va tutelata, i rifiuti possono essere riciclati e riutilizzati, bruciarli fa male. Queste le posizioni e gli orientamenti dei consiglieri regionali di opposizione Nevi, Lignani e Mantovani e dell'assessore Silvano Rometti.
Il centrodestra ha riproposto nell'ennesima discussione sui rifiuti in Consiglio regionale quello che va sostenendo da oltre 15 anni, e cioè che c'è bisogno in Umbria della chiusura del ciclo. Sembra che anche il PD e anche altre forze politiche siano su questa linea, hanno preso tempo ponendo come scadenza per la presentazione appunto di un documento che ci illustri finalmente che cosa vogliono fare fino alla fine di giugno, cercando così di bypassare le elezioni comunali e europee che come è noto ci saranno a maggio. Io personalmente sono convinto che arriveremo alla fine della legislatura con il quesito ancora aperto, perché è evidente che la maggioranza per l'ennesima volta su questo argomento è andata in frantumi. Ma noi abbiamo votato a favore perché questa è semplicemente la copia della nostra posizione che teniamo da 3 anni e mezzo a questa parte. La cosa indecente e indecorosa a nostro avviso è che solo oggi, a distanza di tutto questo tempo, si possa forse dare il via a questa operazione che ci consentirebbe di avere una soluzione ambientalmente ed economicamente vantaggiosa per la nostra Umbria, per i nostri concittadini, evitando di continuare a riempire le discariche che rappresentano una vera e propria bomba ecologica. Quindi abbiamo in coerenza votato e ci aspettiamo che la Giunta sia adesso conseguenziale. Ma per principio non ho votato le mozioni di maggioranza, non solo e non tanto per un fatto ideologico, ma sicuramente perché sono anni che ci sono promesse sulla chiusura di questo ciclo. L'attuale piano dei rifiuti è completamente non attuato, non c'è stato l'impianto di chiusura del ciclo e ancora non si sa quali sono le idee della maggioranza per il futuro. Appunto, proposte nebulose quando invece i cittadini e le imprese hanno bisogno di risposte immediate, viste le bollette TARES che stanno arrivando in questi giorni, e le famiglie e le imprese medesime non arrivano alla fine del mese per poterle onorare. Quindi risposte chiare, non si può attendere giugno come c'è scritto, i cittadini, le cittadine e le imprese non attendono le elezioni per avere risposte. Ma come ho detto in Consiglio regionale, noi ci troviamo di fronte a una pianificazione, una programmazione regionale che sta producendo risultati importanti e che proprio in virtù di questi risultati deve essere aggiornata, perché abbiamo uno scenario quantitativo diverso, abbiamo raccolta differenziata che cresce, la riduzione dei rifiuti che è diminuita di molto, l'impiantistica che abbiamo destinato per favorire il riciclo e il riuso dei materiali anche si sta realizzando, c'è un nuovo contesto normativo, non dobbiamo, come dire, accontentarci di questi risultati, dobbiamo affrontare quello che è un nodo che in Umbria è difficile affrontare purtroppo, che è la chiusura del ciclo. Le discariche non possono essere utilizzate oltre il 2020, l'Unione Europea pone l'ultima data come possibilità, il termovalorizzatore abbiamo detto di no, bisogna guardare comunque a sistemi di recupero energetico che la legge regionale prevede, che sono compatibili con gli alti livelli di raccolta, anzi debbono essere associati ad alti livelli di raccolta differenziata, e su questo entro giugno noi produrremo un'ipotesi che possa, ecco, completare quel buon lavoro che secondo me è stato fatto sulla gestione dei rifiuti in Umbria. Presa d'atto dell'aula del programma annuale di attività per il 2014 dell'Agenzia Forestale Regionale, previsto un utilizzo di fondi per 40 milioni di euro. Il programma annuale di attività 2014 dell'Agenzia Forestale Regionale prevede l'utilizzo di fondi per 40.830.000 euro, di cui il 71%, 29.080.000 euro, potrà essere realizzato in economia attraverso amministrazione diretta per assicurare la piena occupazione dei dipendenti del comparto forestale, 558 operai e 36 impiegati forestali per un totale di 594 unità con contratto privatistico. Per quanto attiene le attività progettuali svolte nel 2013, il fabbisogno per il comparto idraulico forestale ammonta circa 22 milioni di euro. E quanto ha rimarcato in aula il relatore di maggioranza Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico nel presentare il documento predisposto dalla Giunta regionale, il relatore di minoranza Massimo Mantovani del Nuovo Centrodestra ha puntato invece il dito sulle difficoltà, i tempi lunghi e le problematiche che stanno condizionando l'infinito passaggio dalle comunità montane all'Agenzia Forestale. La
L'Agenzia Forestale Regionale, istituita con la legge numero 18 del 2011, contestualmente alla chiusura delle comunità montane e alla creazione delle unioni speciali dei comuni, svolge attività nel settore della tutela delle foreste, delle sistemazioni idraulico-forestali e della valorizzazione dell'ambiente. È articolata con la sede centrale a Perugia e 5 compartimenti coincidenti con le aree di competenza delle ex comunità montane. Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Eros Brega, in audizione in seconda commissione si è detto contrario alla richiesta di stato di crisi complessa per il Ternano Narnese, proposta con una mozione dal consigliere di Rifondazione Comunista Damiano Stufara. Brega la ritiene non risolutiva del problema e tale da rimandare un'immagine non positiva di un territorio che ha invece bisogno di aumentare la propria capacità attrattiva e competitiva. Il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto altresì che la Regione approfondisca la questione ambientale del territorio ternano per trovare soluzioni compatibili con lo sviluppo a un problema considerato irrinviabile. Il consigliere di Rifondazione Comunista, Damiano Stufara, presente all'audizione del Presidente Brega, ha chiesto che nella prossima riunione della Commissione si concluda l'iter previsto per la sua mozione. La seconda commissione dell'Assemblea legislativa ha ascoltato i responsabili della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. per un aggiornamento sui lavori della strada Perugia-Ancona. Pur in presenza di sensibili progressi, non si può dire che la situazione dei cantieri sia stata sbloccata e risolta. La vicenda della Perugia-Ancona richiede ancora grande cautela. Così il presidente e l'amministratore delegato della società Quadrilatero, Guido Perosino ed Eutimio Mucilli, hanno introdotto l'aggiornamento sui lavori dell'asse viario che unisce Umbria e Marche. Rispondendo alle sollecitazioni del presidente Gianfranco Chiacchieroni e dei consiglieri Andrea Smacchi, Partito Democratico, Orfeo Goracci, Comunista Umbro, e Massimo Mantovani, Nuovo Centrodestra, Perosino e Mucilli hanno spiegato che sono ripresi i lavori per la realizzazione del viadotto Ranco e la messa in sicurezza della frana di Sorbella sulla strada statale 318. Il 30 aprile si concluderanno poi le procedure di vendita degli asset di Dirpa e Impresa, società poste in amministrazione straordinaria e affidate ad un commissario che ne sta curando la vendita. Nel frattempo però la Quadrilatero ha chiesto al commissario di riattivare i cantieri e di metterli in sicurezza, sia per agevolare gli eventuali compratori che per non prolungare il blocco dei lavori. In merito al tratto Foligno-Civitanova è stato spiegato che i problemi per lo svincolo di Valmenotre, località Scopoli, sarebbero stati sostanzialmente superati, recuperando le indicazioni della sovrintendenza. Il nuovo progetto deve ora essere sottoposto al Ministero per le relative valutazioni. La seconda commissione ha approvato anche all'unanimità il disegno di legge della Giunta regionale sulla sicurezza stradale. In Umbria dal 2001 al 2012 oltre 1000 i morti sulle strade, 58.000 i feriti. Il servizio di Marco Paganini. La seconda commissione ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulla sicurezza stradale predisposto dalla Giunta di Palazzo Donini, previsti tra l'altro un piano triennale e un centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale, aree urbane di assoluta sicurezza, dove bambini e ragazzi possano muoversi autonomamente a piedi e in bicicletta. Un fondo di circa 150.000 euro per l'assistenza alle vittime degli incidenti sarà infine utilizzato anche per lo svolgimento della giornata regionale per la sicurezza stradale. Secondo dati forniti dagli uffici regionali, gli incidenti sulle strade umbre tra il 2001 e il 2012 hanno provocato oltre 1000 morti e 58.000 feriti, con un costo stimabile in 5 miliardi 831 milioni di euro, e nel solo 2012 ci sono stati 50 morti e 3.400 feriti, con un costo complessivo stimato in 320 milioni di euro, circa 350 euro annui per ogni cittadino umbro. La Commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio regionale ha ascoltato il direttore della Confindustria Umbra e i lavoratori delle residenze servite che ospitano le persone anziane autosufficienti. Se nei controlli emerge una condizione di non autosufficienza, le strutture rischiano pesanti sanzioni fino alla chiusura. È stata chiesta quindi una revisione del regolamento regionale.
Dopo 90 giorni dall'accertamento di una sopraggiunta non autosufficienza, gli anziani non possono restare nelle residenze servite e debbono essere trasferiti in quelle protette. Lo dice il regolamento della Regione per le strutture residenziali e semiresidenziali per le persone autosufficienti. Le strutture rischiano pesanti sanzioni fino alla chiusura qualora in un controllo dei NAS o delle ASL emerga la condizione di non autosufficienza di uno degli ospiti. Ma non si possono spostare gli anziani come fossero dei pacchi appena scaduto il termine, ha detto ai membri della Commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio il direttore della Confindustria Umbra, Aurelio Forcignanò, in rappresentanza dei lavoratori di quelle strutture. E c'è il problema, almeno per il territorio ternano-orvietano, delle liste d'attesa per entrare nelle residenze protette. Quindi la richiesta alla Regione è di una maggiore elasticità nei termini per il trasferimento di un anziano da una struttura all'altra e una rimodulazione del concetto di persona autosufficiente che includa la condizione di parziale autonomia, quella di anziani over 65 con autonomia fisica limitata che necessita di supporto assistenziale, i cui bisogni sanitari siano gestibili al domicilio, una dicitura che non viene presa in considerazione dalle commissioni deputate alla valutazione delle condizioni dell'anziano utilizzando il metodo BINA. Il presidente della commissione Massimo Buconi ha annunciato che la commissione si farà carico di ridiscutere con l'assessorato competente le criticità segnalate da Confindustria e ci sarà l'impegno per la ricerca della migliore uniformità su controlli e valutazioni geriatriche, in modo da consentire ai lavoratori delle residenze di accudire gli anziani con maggiore serenità, evitando a quest'ultimi il disagio di essere spostati, non sempre con la necessità di farlo, in altre strutture ben differenti, quelle per le persone non autosufficienti. Prima e terza commissione in seduta congiunta hanno ascoltato le organizzazioni sindacali dei medici in merito alla delibera di giunta su principi e criteri per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti. I rappresentanti sindacali dei medici e dei veterinari operanti nei dipartimenti di prevenzione sanitaria hanno criticato nell'audizione congiunta di prima e terza commissione le scelte operate nella riforma sanitaria riguardanti i dipartimenti medesimi, oltre che la mancanza di partecipazione alle scelte compiute. Dito puntato sulla figura dei coordinatori delle macro aree, non previsti, dicono, da alcuna direttiva ministeriale che possono creare interferenze o situazioni di conflitto e conseguente caos organizzativo nei confronti dei direttori di dipartimento. Questi ultimi sono primari, hanno spiegato i medici, e in base alle direttive del Ministero della Salute sono responsabili di tutto il personale, medici e infermieri, mentre in Umbria si sono create altre apicalità, nominate ad personam, senza concorso, non si sa con quali titoli, dicono, dato che l'unico requisito è vantare almeno 5 anni di lavoro nel settore. Chiedono pertanto un intervento del livello politico per evitare che le problematiche evidenziate debbano essere risolte dalla magistratura competente. I presidenti delle due commissioni, Oliviero Dottorini e Massimo Buconi, hanno annunciato l'intenzione di sottoporre di nuovo la questione all'attenzione della giunta regionale in considerazione dell'importanza dei dipartimenti di prevenzione per la filiera alimentare. Il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale ha ascoltato in audizione il presidente della Gesenu per una informativa sullo stato attuale della società. Il Comitato di Monitoraggio e Controllo ha ascoltato il presidente della Gesenu, Luciano Ventanni, che ha ricordato la necessità di rilanciare la visione imprenditoriale dell'azienda, vecchia oramai di 30 anni. Gesenu attualmente vive una situazione finanziaria molto dura, dovuta ai crediti immobilizzati per 50 milioni di euro, che non gli consente di fare gli investimenti necessari e crea difficoltà nella gestione dell'ordinario. Per questo Ventanni chiede un prestito ponte di 5-6 milioni di euro da restituire in 2-3 anni. L'azienda ha circa 1000 dipendenti, un fatturato annuo di 100 milioni e un bilancio sociale di 50 milioni di euro. Gesenu ha rapporti con circa 600 fornitori, che paga in media a 300 giorni ma può arrivare anche ad un anno e mezzo. La presidente del comitato, Maria Rosi, chiede di alzare l'asticella e allargare i confini con una rivoluzione culturale che trasformi il problema rifiuti in una risorsa. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione ed è disponibile in rete all'indirizzo www.consiglio.regione.umbria.it. Grazie per l'attenzione e arrivederci.